per chi non mi conoscesse, io sono Denise. Benvenuti nel mio canale. Oggi un video prime impressioni di un fondotinta che è il Dior Backstage. L'ho preso in shade 7N e l'ho acquistato da Sephora. L'ho acquistato perché in vista di quest'estate, ma in realtà l'estate è già arrivata, fa un caldo afoso. Ultimamente mi sto truccando veramente molto poco e cerco di lasciare respirare il più possibile la mia pelle, anche perché la sto vedendo migliorare veramente tanto, quindi cerco di non andare a utilizzare tanti prodotti anche perché fa tanto caldo. Però ci sono situazioni importanti, come tipo quest'oggi che ho un lavoro da fare, ho un concerto e volevo un fondotinta che fosse comunque leggero e che fosse un buon fondotinta. Al che mi sono detta, vado a provare questo prodottino che è in commercio già da un anno circa. Mi aspetto veramente tanto da questo fondotinta, perché adesso vi leggo brevemente le caratteristiche, ma sembra essere il fondotinta perfetto per l'estate, perché sembra essere waterproof, sweat resistant, quindi resistente al sudore, leggero, stratificabile e con un aspetto molto naturale. Io direi che è ora di provarlo. Andrò a fare comunque tutti i passaggi che faccio normalmente, però questa volta voglio togliere il correttore arancio e vedere veramente la coprenza. Si presenta così, se vi mostro, in questa boccettina plastificata, viene chiamato Face and Body Foundation, quindi viene utilizzato anche per il corpo e sembra essere veramente super super resistente, utilizzato quindi nelle passerelle, nei retroscena, nei backstage appunto delle sfilate di moda. Ci sono 50 ml di prodotto e c'è anche del profumo, cosa che non mi sono accorta tanto in negozio, quindi vuol dire che sarà leggero, perché l'ho provato un po' in negozio. Però adesso vediamo insieme. Però raga, prima di iniziare, io direi che innanzitutto, se il video ti piace, ok, e vuoi vedere più video di questo genere, intanto metti tanti like, perché poi è finito il video, lo so che poi ti dimentichi e non lo fai più. E secondo, se sei nuovo, mi raccomando, iscriviti al canale. Detto questo, direi di cominciare subito. Vado a mettere la mia base Farsali. Siamo pronti all'applicazione del fondotinta, lo shakeriamo bene. Mio Dio! Ok raga, è già uscito, ho appena detto. Allora lo metto nella mano, così. Ecco qua il prodotto, molto liquido. Ora voglio applicare il fondotinta con le due soluzioni, quindi spugnetta di qui e invece con il pennello dall'altro lato. Parto subito con la spugnetta che ho bagnato e lo vado a applicare in tutto il viso, in metà del mio viso. Sì, è profumato, ma non troppo. Applicato così, raga, sembra di mettere veramente il nulla. Cioè, nel senso che non si sente proprio. Il colore mi sembra abbastanza giusto, forse un po' rosso, però vediamo se ossida un po'. Vedremo. Ok, la pump, non si può chiamare pump perché è impossibile qua. Però quel poco che ho messo non è bastato nemmeno per fare metà viso, quindi aggiungo. E ovviamente sapete che la spugnetta assorbe, tant'è che questo prodotto è molto acquoso e quindi però vado a stratificare anche sopra, però i miei punti neri li vedo ancora, quindi io raga stratifico e questa parte è fatta. L'effetto mi piace, è molto naturale e veramente raga non si sente, è già asciutto e non appiccica, questa cosa mi piace, e
le imperfezioni, diciamo sì che è una media coprenza questa, non è un'alta coprenza, me le ha camuffate però non così bene, e anche questa zona qui che è più scura, come vedete attorno alla bocca, non me le ha proprio coperte tantissimo. Adesso provo ad applicarlo con il pennello nell'altro lato e vediamo se la coprenza cambia. Sì, già così vedo la differenza, raga. Già così vedo la differenza, però vedete come ha già camuffato in un attimo il mio punto nero solo con una passata di pennello. Aggiungo ancora un po'. Ok raga, allora il fondo è applicato, come dicevo, spugnetta e pennello. La differenza la noto, ok, leggermente, non so se la vedete anche voi, però con la spugnetta è molto più omogeneo con la mia pelle, quindi è più matte come effetto, mentre con il pennello è molto più satinato, quindi un po' più luminoso come effetto. A me non dispiacciono entrambi, però siccome devo uniformare un po' il tutto, direi che per oggi provo a tenere quello con la spugnetta, che quindi mi sembra un po' più opacizzante, cioè noto meno che ho il fondotinta rispetto a questa parte qui, non so se avete capito. Comunque fatto sta che vado a utilizzare la spugnetta per togliere questo effetto un po' semi satinato, un po' lucido, insomma. Vado a completare il look e ci vediamo dopo. Nata, cambio look perché oggi volevo volume e quindi ho aggiunto le mie extension, ma se volete dettagli su questi capelli scrivetemelo nei commenti, perché avevo filmato al tempo una recensione su questi capelli appena mi è arrivato, solo che poi non l'ho più filmato, quindi se volete sapere di più fatemelo sapere. Comunque concentriamoci su il nostro fondotinta di Dior, che è la star di questo video, e cosa dire raga, al momento io adoro questo fondotinta. Mi spiace che ovviamente non sia proprio full coverage. Detto questo, noi ci rivediamo anche questa sera, perché quando ritorno dal mio evento, dal mio concerto, vi voglio mostrare il risultato di una giornata. Ora sono le 13:07, come vedete, che ho il trucco già da più di mezz'oretta, perché ovviamente ho fatto anche i capelli, ho sistemato i capelli e quindi ci ho messo un po'. Però il finish mi piace tanto, non si sente come vi dicevo, però vediamo appunto la durata di questo fondo. Faremo le nostre conclusioni finali questa sera, quindi a dopo! Bye. Gente, rieccomi, sono ritornata a casa finalmente, un po' stanca, ma sono qui per fare entrare le mie conclusioni finali. Detto ciò, volevo dirvi che allora sono le 23:42, il che non so se si vede, le 23:42, quindi devo dire che questo fondotinta l'abbiamo testato abbastanza. Sono stata fuori sotto il sole, ok, con il caldo, 31 gradi minimo. Di solito io sudo tanto, però con questo fondotinta ho notato questa particolarità che il viso mio non sudava così tanto, anche se effettivamente faceva caldo. Questa cosa l'ho subito notata rispetto agli altri fondotinta che utilizzo. Questo è il risultato, raga, che vi dicevo, dopo più di 10 ore, e particolarità, dettaglio particolare, ma con tutti i fondotinta purtroppo, è la zona T che è lucida, ma si vede, ma raga, sono passate più di 10 ore, vorrei ben dire, anche perché qui non c'è scritto quanto dura, insomma. C'è scritto che è venuta in condizioni estreme, ma non c'è scritto la tempistica. Fatto sta che questa è la situazione attuale, la mia zona T, ma non tantissimo la fronte, ma più il naso, cosa che solitamente succede sempre, ma succede anche nella zona T e un po' di più sugli zigomi. Quindi io sono veramente contenta di questa cosa. L'unica pecca è che non è poi così
coprente. Qui c'è scritto che ci sono le varie coprenze, leggera, media e alta coprenza, mettendo più di 3 applicazioni del fondotinta, però io l'avevo fatto, eppure i miei punti neri non sono stati camuffati, quindi sicuramente andrei a correggerli prima, come faccio sempre con tutti i fondotinta. Però ero curiosa e volevo appunto testarlo così al naturale. E cosa dire, raga, la cosa che mi piace di più di questo fondotinta è che è leggero, veramente, cioè non si sente, cioè, sembra non avere fondotinta addosso. E l'effetto è naturale, perché avete visto anche quando l'ho applicato e anche adesso, cioè l'effetto è quello di una seconda pelle. Quindi detto questo, raga, cosa dire, lo testerò. Una cosa che ho notato è che questa mattina non avevo questo brufoletto e ho paura di questa cosa, perché io di solito i fondotinta profumati mi danno un po' noia e quindi mi fanno spuntare fuori i brufoletti. Quindi incrociamo le dita e speriamo sia solamente un caso, però mi fa strano perché non c'è niente che potesse causare l'uscita di questo brufolo, causa dolci, ciclo, eccetera, tutto a posto, quindi non lo so. Comunque vi terrò aggiornati su questa cosa, speriamo di no, perché mi piace veramente tanto il finish e mi piace anche la durata, perché comunque, raga, non si è mosso, devo dire che non si è mosso. L'unica pecca che vi dicevo è che non è poi così coprente, ma si va benissimo a risolvere questo problema con dei correttori, cosa che faccio sempre con tutti i miei fondotinta. Quindi, raga, vi terrò aggiornati sicuramente nei social e su Instagram. Se non mi segui su Instagram, corri a vedere, corri a seguire. Io direi che questo nostro test è finito qui. Per l'estate, secondo me, questo prodottino è veramente molto molto buono. Per il momento ve lo consiglio, però ve ne parlerò ancora sicuramente, vi terrò aggiornati. Ah! Mi raccomando, se sei nuovo, iscriviti al canale, perché arriveranno tanti video interessanti sul makeup e quant'altro. Quindi iscriviti al canale, ci vediamo nei social e vi mando un grosso bacio. Ciao!